Buongiorno a tutti, oggi siamo ancora in compagnia del mio grande amico Angelo Riva, che anche oggi mi farà tribulare. Spero, sicuro. Cosa andiamo a fare, Angelo? Tutto di traverso. Grande Ivo Ferrari che ha aperto sta via, che è uno dei capolavori delle Grigne, secondo me. Linea, roccia, chiodatura, altamente raccomandabile, mai banale. Fare ballare l'occhio è la parola d'ordine. Quanti tiri sono? Sarebbero 5 più 1 corto, 6 tiri. 6 tiri, grado? Massimo sesto grado. Sesto grado, insomma, sì. mi stai crescendo. Sì, di un livello, po' alla volta. Va bene. Vediamo cosa riusciamo a fare. Ci vediamo dopo. Va bene. E anche oggi ho lasciato qualcosa a casa. Ho lasciato a casa la fascia per la GoPro e mi sono inventato questa cosa qua. Ho tolto una stringa dallo scarpone. Ogni volta ne compio uno, sempre. Questo nuovo modello non è uscito poi così male. Angelo, sei insieme a uno che ne combina peggio che Bartoldo. Però risolve, combina ma risolve. Vabbè, dai, cominciamo. Dai. Imbragati e via. Primo tiro, quarto grado. Ale. Ricordo che siamo sulla parete del San Martino, appena sopra Lecco. E parto anch'io. Stamattina c'era meno 4 gradi e mo fa un caldo. Guarda, è perché noi siamo coperti e siamo al sole, però secondo me qua non ce n'è più di 3 o 4. Sì, è vero. Però muovi, è coperto, c'è il sole, c'è la cavi bene. E io che volevo andare a fare un giretto in Grignetto. Quello che dico io ho questa mia semplice regoletta. Quando sono da solo, sì, vado da solo, ma se ho la possibilità di avere una compagnia che dico io, allora il giorno che vado da solo lo sposto avanti di un giorno. Oggi per esempio, se non c'eri te, andavo per i cazzi miei, anch'io. Però col fatto che ci sei, e poi tu in particolare, non c'è niente che io possa farti vedere a livello di trekking, camminate o tutto il resto che tu non sappia già bene, però sull'arrampicata so che posso ancora farti fare delle esperienze, delle grandissime esperienze. Dico, a camminare ci andiamo quando vogliamo, è vero, è vero. Una via come quella che faremo oggi, ti garantisco, ti resterà dentro, perché proprio c'è una roba. Poi la fai con la persona giusta, tu con me, io con te, la godi in un modo. La vai a fare, se mai ti capitasse, con un altro che guarda solo il grado, guarda solo il... No. Ne abbiamo parlato l'altra volta, quelle cose lì. Non hai capito niente. A 50 anni non mi interessa più quelle cose lì. Esatto, oggi... Non devo dimostrare niente a nessuno, voglio solo divertirmi. E basta, guarda. Adesso vengo su e facciamo una bella panoramica. Comunque ci hai impiegato 2 minuti va bene, a convincermi. Penso che questa l'ho fatta da solo e i due tiri che stiamo facendo adesso li ho fatti con la corda in spalla. Pazzesco. Mi sono legato al tiro dopo, dove comincia le difficoltà. Come si dice, ufele falto mestè. Così. Barca, qui si cammina quasi, quindi nessun problema. Da dopo vedrai che vengono delle riprese dopo, perché questa via, essendo tutta così, tu non fai riprese così che vedi sempre il culo del primo, ma lo vedi tutto, perché essendo in diagonale riesci sempre a vedermi bene. Guarda, Livo è talmente bravo che anche qui dove cammini lui ci ha messo i fissi. Perché la sicurezza, il giorno che ha fatto, guarda che bravo, il quarto tiro, dici, quel giorno lì doveva essere incazzato perché non ci ha messo niente. Ecco. Terzo tiro, questo che grado è? Questo è il quinto più. Ecco. Qui è un quinto più tecnico, quindi non è di forza. Come vedi, in mano c'è sempre poco. Ma scusa, dove è lì? Lì sempre un po' attraverso? Sì, adesso comincia ad andare in obliquo a destra.
guarda. A destra, a sinistra? Sì, ciao. L'ho visto là, meno male, là perché a destra. No, A destra l'era da Ipura. No. Sinistra, guarda, c'è addirittura un altro rinvio qui. Adesso qui, quando arriverai qua, dimmi. Guardi su, qua c'è una via che si chiama San Martino Plaisir, l'ultima nata. Molto bella. La faremo la prossima volta. A guardare come tira su. Vedrai. Sei l'unica persona che va, con cui vado in montagna che mi sento tranquillo. Di solito ce l'ho sempre io la responsabilità, con te fai come vuoi. Bene. Qualche volta mi rilasso anch'io. Che cazzo. Questo è un tiro di 5 più. Ma mamma mia, se guardi là mi viene da cagarmi addosso. Piano, Piano! Cane, ma se sei mia poste, altro che spaziale. Madonna, chi fu com'è? Stai basso, vai tu, poi Madonna mia. Qui ho munto, Qui ho dovuto per forza mungere. Porco cane. Vabbè. Sì. Tieni che adesso la foto. Porco cane, mi viene da ridere perché me ne vado a cercare, Me ne vado a cercare. Guarda su. Ma io oggi traversi proprio, magari a salire, è qualcosa. Che questo era praticamente l'unico tiro con traverso significativo. Adesso invece, bene o male, non c'è, veri e propri traversi non c'è più. Non ci credo. Ce n'è uno, ma si cammina. Ma che posto è? Mamma mia. Che bello è, ma guarda. Che terrazzino è? Questo terrazzino qua. Col cane, che roba. No, veramente qui puoi fare. Porco cane. Guarda questo dietro qua che sale. Fatto era bello. Quello che stiamo per fare è bellissimo, quello dopo è eccezionale e l'ultimo è bello. Bisogna vedere se il tuo eccezionale corrisponde anche a non tanto difficile. Il difficile casomai non bisogna aver paura, però a usare quello che si trova va bene tutto, cioè, sì partiamo bene tutto. Bisogna formalizzarsi. Bene, guarda che paesaggio, ma che roba. E adesso vai su da? Dietro. Vai su di qua. Dietro, poi fessura là in alto. E qui vedi, è bene o male qua. Sempre dritto. Vabbè, questo cos'è, il quarto tiro questo? Questo è il quarto tiro. Meno tre. Quindi ne mancano sì, tre. Questo è un... ti metto dentro. Un bel quinto più anche lui, più o meno. Circa.
Sì. Ricordo la prima volta Ivo l'aprì, poi mi disse: ciao, andiamo a farlo. Ho detto: che cosa devo portare? Non ti preoccupare, porto tutto io. E lui tutto intendeva 9 rinvii. Ah, ciao, basta. Questo tiro là dentro, 1, 2, 3 chiodi e un fix. E allora poter mettere qualche friend aiuta, ma non li avevamo. In effetti, se hai il grado non servono, però io li porto, poi casomai. Beh, ma te la fai a occhi scuri, a occhi chiusi questa cosa qua? No, è meglio che li tenga aperti. Sì, li tieni aperti. Mi devi tirare su anche a me, mi devi tirare. No, quello non è un problema. Ah, guarda. Ah, lì, ma che bello. Track. E track. E track. Il primo piodino, come sì, si muove, ma qui ci vorrebbe un po' di martellate. Si muove. Gli dirò a Ivo che il CED si muove. Vabbè. Questa è una via aperta da Ivo Ferrari. Ivo Ferrari, il grande Ivo. Porco, sono riuscito a rompere una pila, un appoggio. Non ci credo. Vabbè. Dici che te vai su come se non fosse niente, oh. Tutto, hai fatto sulle scale di casa te. Porco tutto. Cane, oh. Guarda. Arrivo! Via, quarto tiro, un altro quinto più. Questo è bello arrampicabile, bello, questo è proprio bello, proprio un bel tiro per adesso. Opla, puttana, guarda dove cazzo è l'altro chiodo, madonna mia. Vieni, Madonna, Madonna. Ma come cavolo hai fatto tu a passare di qua? Io non lo so. Ho capito, ma io c'ho una corda davanti. È solo una questione di prospettiva. Che roccia, Se non mi sono cagato addosso in questo momento qui. Era il tiro più impegnativo. Ah, ecco, meno male. Era più impegnativo per la chiodatura e l'obbligatorietà. Porco cane, che roba! Forse come grado è un pelo più difficile, ma è super chiodato. Questo invece è visto che dovevi andare. Perché qui non è che avevi un fix ogni 5 metri, 4 metri, 3 metri. Era lendato. E adesso qua? Mentre esci dal giro. Sì. Mamma mia. Oggi te la guadagni proprio la pizza. Oggi penso proprio di sì, eh. Oggi me la sono. Non sono ancora fatto in cima. Ho bisogno di sedermi. Porco cane. Non ci credo, guarda. Guarda su. Super. Super.
ce ne sono ancora due. Sì, ma tranquillo, questo è laggiù, impegna. Anche qui, allora, e vedi questo qua, cos'è? Ti sposti a sinistra e sali con quelle lame lì. Quello puoi togliere. Sali. Una piccola gunfer e arriva nel taglio. Diciamo che non è banale come via, assolutamente, cioè devi avere il grado da primo, altrimenti devi prendere il tuo aiuto. Adesso vedrai che alzi la mano destra e ti dai un bel buchetto lì a destra, bravo, lì, ottimo, hai capito il giusto. Adesso su, spara su coi piedi. E poi troverai anche per la sinistra una bella piga appena ti alzi un po'. Ottimo. Madonna. Sei un mito. Sei un mito. Con i lamenti. Per forza. Come fai a lamentarti? Quindi prima vieni su e basta. Sì, sì. Però veramente, a prescindere del tribolare, adrenalina a mille proprio, a mille. E poi guarda che esposizione, se mi giro indietro dico come cazzo ho fatto, buono, veramente. Porco cane, ma io, cioè, mi meraviglio, cioè te sei veramente ma è un mestiere, sì penso che sia. Ragazzi, cioè, se non hai imparato il mestiere in tutti questi, è vero che c'è gente che arrampica da una vita e è meglio non guardare. Sempre qui? Sempre in mezzo. Ottimo. Uno solo ne hai preso, ecco. Te ne accorgi subito perché tira dentro. Ottimo. Così tira tutte e due. Questo è un tiro bellissimo da foto e nello stesso tempo, grazie alla chiodatura, lo fai sereno. Mentre questo qua sotto, cazzo. Se guardi i chiodi che c'era dentro, te l'ho detto, tre chiodi e un fix, basta. Puttanis. Sì. Ottimo. Allora, qua. Trovo un po' di materiale. Che mi è servito. Guarda. E diverse difficoltà nella posizione giusta. Certo. Invece di rischiare la pelle. Allora, buttami, ti faccio vedere. Guarda, poi sempre dritto. Bellissimo, questa si chiama variante dello zio, era un nostro carissimo amico, si chiamava Enrico, ma noi lo chiamavamo zio Henry perché aveva uno stuolo di nipoti, avendo tanti fratelli. E poi è arrivato vicino al momento in cui, guarda me, hai tutta la vita che ti rimane davanti per te, e lui gli hanno trovato un tumore al cervello. Aspetta, non legati. Facciamoci una foto qua. Un tumore al cervello. Attaccati via come. Sì, dai. Un bel selfie, attaccati via come. Dai, cose. Che bello, guarda dietro il la barro, bello. Aspetta. Il Moregale. Super! Ok, allora, come ti dicevo prima, questo è un tiro di movimento, di eleganza. Ok. Ma io quando guardo te vedo l'eleganza. Come e quando devo andare io. Con eleganza, con dolcezza, con. Tu sapevi che. Te la ricordi l'americana di colore, Condoleezza Rice? Sì. Era ministro, non so, degli esteri, quella boh. Sai perché Condoleezza come si scrive? Si scrive Condolezza, perché i suoi genitori volevano chiamarla Condolcezza. Pensa a te. Scappata alla C è uscito Condolezza, che in americano si dice Condoleezza Rice. Pensa a te. Le sai tutte perché, diciamolo, che sei stato anche in America a farle dove? Al Capitan? Al Capitan. Sono cose che capitano. Allora, questo è l'unico punto in traverso che io ti consiglio quando arrivi qui. Palmi i piedi, scendi giù, becchi una manetta che è infinita e poi risali su. Su. Manetta. E poi su ancora.
Ok. E qui rinvio. Adesso più o meno per tutto. Questo via hai detto che si chiama tutto di traverso. Tutto di traverso, e adesso questa è la variante dello zio. Perché l'originale, tutto di traverso, guarda in alto lì e vedrai Fix. Ah sì. Lì con un tiro sei già fuori. Ecco, noi invece andiamo a... Questa c'è la variante. Mi piace di più. Non ci facciamo mancare niente. La pizza da rida. Ah, questo cos'è? Sei? Sì. Ecco. Guarda, già vedo che mi fai tribulare lì. No, vedrai che... sì, vedrai. Spettacolo a vederlo però, eh. È bello lungo questo tiro. Recupera! Si parte per il quinto tiro, che è un 6 più. Mamma mia, se esco indenne da questo. Piano! Adesso lì abbassati che viene più facile. Mira quegli appoggi là sotto e poi vedrai che bei buchi ti arriva in mano. Qua? Sì, vai più giù, perché? Bella sì. Un bel appiglio per la mano sinistra, lo stavi prendendo. Ecco, su tu, eccolo lì. Ok. Bravo. Poi altri ben piedi, vedrai che è pieno di manetti. Con più corda, così la togli. Così. Ho visto. Ok. Mamma mia. Le braccia si sentono. Porco cane, si sente. Yeah.
Mamma. Porco cane. 15 metri e ci diamo la mano. Ah, vecchio mio. Feroce, che c'è? Feroccia. Fantastico. Non ho po' che recupero questo rinvio. Pitone, salti fuori. Alza bene i piedi. Non è che si è messo storto quel rinvio. Prova con la destra a buttarla lì, bravo! Bravo, qua adesso dentro. Guarda come hai messo alla catto per lì. Oh figa, ma guarda te! Oh! Oh! Ok! Adesso devi proprio alzare i piedi e arrivare un manettone fuori. Tieni bene quel dito lì, su quel piede e la sinistra prende il manettone in alto. Tra poco, ancora un più su. Sì, sì, aspetta. Tengo, piedi. Ancora un attimo, ci sei, eccolo ancora, lì, più a destra ancora più bello, lì, ottimo, ottimo, butta anche il piede sul fix, fregatene, prendi non il sasso, ma prendi, bravo, così, ottimo, complimenti signor De Maria, madonna mia, complimenti. Guarda, perché io la do sempre in cima, sennò ti darei la mano adesso, te lo sei meritato, no. Vacca puttana, va. Guarda sotto, puttana, io. Cosa mi fai fare? Ma te c'hai una forza che è impressionante, non molli, la forza, non molli, l'unica cosa, bravo, tutti e bravo. Due giusti? Bravo, tutti e due giusto. Guarda, adesso 15 metri siamo fuori. Quando siamo fuori. Angelo. Commenti a caldo. Sì, commenti a caldo. Liga Frenching, che è? Primo sesto più quello che è. Facciamo in ambiente. Adrenalina, spettacolo e grandissima avventura anche oggi. Guarda che bello che sei con. Eh sì, anche bello là. E l'Adda che scappa fuori là in fondo dal lago. Secondo me qualche canale sulle seconde si può fare, però sì, il bobbio sicuro. Avevo il bobbio. Omera anche. Ma io il cazzaniga e l'acqua là. Perché? Perché sono sopravvissuto, sono arrivato ai miei anni e voglio continuare. Ma per me è più difficile questo che fare il cazzaniga, no? La difficoltà è una cosa, la sicurezza è un'altra. Questa è sicura, qua non ti puoi ammazzare. Lezioni di alpinismo, hai ragione. L'unico modo per ammazzarmi è slegarmi e andare giù. E di questa corda qui ti fidi ciecamente? Puttana, allora sì. Giocare a scacchi e basta. Se non mi fidassi. Non hai un po' paura che si trangia, sfila, niente? Zero. Porco cane. È chiaro che se poi tiro fuori un coltellino e faccio... Così allora vuol dire suicidio. No. Va bene, dai. Bene. Ciao, qua allora... è vero che ti devo dare... Quindi che ho le braccia rotte questo tiro qua. Cioè i segni del 6, del 6 più. Il sangue. E siccome qua. Sempre spostare i limiti in su. Ma sì, provare ad assaggiare che cosa c'è ancora di più difficile che si può fare. 36. C'ho tutto. Bene. C'ho due cordini io. No, ti servono? Non servono, ma li prendo. Almeno ce li hai e sì, buonanotte. Sì. Okay. Ti metto dentro. Bene. Adesso qua c'è due fix e siamo fuori. Abbiamo corta questa? Sì, sono 15 metri. Qui di solito si può tranquillamente uscire in un tiro, però perdi tutte le foto. Sì. Se non ne fai più neanche. No, beh, ma meno male perché le braccia non ce la facevano più a questo giro. È vero. Ci vediamo in cima allora. Vai, tra poco. Ale. Fammi studiare le metti i passi. C'è sempre una porta. Te, op.
Oh, vai facile te, oh, arrivo io. Tutti me lo dicono sui commenti, lui va su senza neanche un fiatone, io invece sembro... Guarda che polpacci che c'hai. Porco cane. Comunque qua vista super spettacolo oggi, giornata. Già arrivato in cima. Recupera pure. Arrivo. Ultimo tiro, anche questo 5 più. Adesso dobbiamo andare a incastrare la scarpa. Scarbelato su anche un dito. Non è meglio andare su qua a sinistra? Sì, io vado dritto perché mi si do i piedi, però vedi che stai solo attento che non venga via qualcosa perché, ma non credo. Ok. La variante di Maria. Sì. Proprio. E questa è stata una passeggiata di salute confronto a quello sotto, anche se è un quinto. E dai, mi faccio le ossa per fare i quinti facendo i sesti. Bello spettacolo. Allì. Ottimo, salta fuori. Eccoci qua. Adesso sì, qua la zampa, vecchio mio, qua la zampa. Complimenti. Grazie Angelo. Complimenti. Aspetta, aspetta. Guarda qua. C'ho un po' la mano così, ma. Vabbè. Guarda qui. Questo qua, va bene. Sei numero uno, grazie, veramente. Sì. Guarda che mi porti in quei posti. È vero, ma difficile guarda, da arrivare, ma. Se ci pensi, siamo in due e io sono il numero uno, cazzo, è vero. No, 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 tu sei veramente il numero ciao, uno. Ciao, ciao. Bello. Non smetterò mai di dirlo. Ma che via è? Bellissima. Bella, bella. È bella, è bella. Ivo, grazie. Veramente bravo, grande Ivo. Ivo Ferrari. Veramente, un giorno me lo presenterai. Ah, sicuro, sicuro. È un orso, ma di quelli buoni. Va bene, ok. Sì. Siamo un po' tutti orsi, Nel nostro... Oggi gli scarponi non li ho dimenticati e i miei piedi ringrazieranno. Ecco. Comunque, spettacolo sull'Ecco. Veramente. Mamma mia. Bene, siamo tornati alla macchina. Grazie Angelo. Prego, tutto un piacere. Che via. Che bella, Sempre
sempre più alta l'asticella, altrimenti bellissima via, veramente un panorama strapiombo spettacolare. Comunque senza di te non lo farei. Eravamo mai. In due, dici sempre eravamo in due, ma eravamo in due, fino Niente, io vi ringrazio come sempre Angelo Riva, andate a guardarvi chi è Angelo Riva su ciao. Tutti i siti, perché è veramente un grande dell'arrampicata qua a Lecco e non solo. E ci vediamo alla prossima, ciao!